Festival dell'umorismo in Largo Venezuela a Montesilvano, a conclusione della rassegna Risate Abruzzesi. Siamo con l'assessore al turismo Deborah Comardi, un bilancio di questa rassegna che ha fatto ridere migliaia e migliaia di persone. Buonasera Paolo, davvero un bilancio estremamente positivo. Noi abbiamo costruito questo nuovo format perché, uscendo da un periodo come quello del coronavirus, avevamo l'intenzione proprio di far ridere, di far svagare le persone, i cittadini e i turisti che hanno scelto Montesilvano come meta per le loro vacanze. Davvero è stata una scoperta anche per noi, perché ci abbiamo puntato, abbiamo sperimentato, abbiamo detto un po' vediamo come va questo format nuovo, ed è piaciuto tanto. Le persone si sono divertite, tante risate, e proprio ciò di cui avevamo bisogno. Un'estate ricca di emozioni, con spettacoli per tutti i gusti, un'estate che continua anche dopo Ferragosto. Un'estate che continua anche dopo Ferragosto, un'estate che ha visto la dislocazione di tanti piccoli eventi su tutta la riviera, fatti ovviamente in sicurezza, che ha visto la partecipazione di tante persone, l'allegria e anche una sorta di ricondivisione che un po' ci è mancata. Litterine, che Martina è remita quel dì, a mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no né sì. Allora io con il mio nobile inglese, sottovoce gli dissi così: Miss, mia cara Miss, un palestra diventa per te. Miss, mia cara Miss, scavama fosse l'amore per te. Perdonami se cantati quel canto che sei tu. Il cammino dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, a ciascun messa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis, e tu già sai di che? A baciaci, baciaci, baciamo, stretti, stretti, baciati così. Per un'ora e tre quarti firammo, tutti assieme sparavo mezza di. Ora mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al suo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, a ciascun messa che io mi sposo a te. Miss, vedetemi che Miss, sono genuflesso dai piedi però, perdonami se cantati quel canto che sei tu, il cantico dei canti. Nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, a ciascun messa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis, e tu ce l'hai di che? Io che voglio da te, io che voglio da te. Grazie a tutti a Montesilvano, grazie. Voi sapete che le multinazionali, cioè la Fiat, la Lancia, cioè queste grosse industrie che fabbricano macchine, la prima macchina che fa di rappresentanza le portano o al Presidente della Repubblica oppure al Papa. Questa volta la macchina è toccata al Papa. Le maestranze sono andate a presentare la macchina al Papa, il Papa ha visto la macchina, ha ringraziato tutte le rappresentanze, ha benedetto tutte le rappresentanze se ne sono andate e la macchina è rimasta al Papa. Il pomeriggio, il Papa consulta l'agenda, vede che ha 3 ore libere, chiama l'autista e dice: sì, chi è? Iam più a Samagre. L'autista con il Papa, l'autista che porta la macchina, il Papa dietro, si allontana dalla città del Vaticano, prende il raccordo anulare, però l'autista non pratico di questa macchina super accessoriata, super elettronica, gli va 80-90 km all'ora, 80-90 km all'ora. Al che il Papa gli ha detto: sì, chi è? Mette a rete questa macchina, me lo porti io. L'autista si mette dietro e il Papa alla guida. E la macchina comincia a camminare. 100, 120, 140, 150 passa in mezzo alla polizia. Uè, la polizia appena visto la macchina a 150 comincia l'inseguimento. La macchina di Lupo Vanninze e la polizia appresso, 160, la macchina di Lupo Vanninze e la polizia appresso, 180, la macchina di Lupo Vanninze e la polizia appresso, 200, la macchina di Lupo Vanninze e la polizia appresso. A un certo punto la macchina del Papa entra in un vicolo cieco, si ferma la macchina del Papa,
si ferma la macchina della polizia, scende il poliziotto più anziano, va verso la macchina, poi appena vede il papà si mette sulla tenda, fa un saluto e ritorna verso la macchina. Al che il collega che è rimasto in macchina dice: ma collega, ma manca una contravenzione, fatta, manca un richiamo. Il poliziotto che avete là gli ha detto: collega, una cosa sola te posso dire, se il papà faceva l'autista, con la rete era sicuramente un padre eterno. Ma che fai? Ma che dì? È delicato. Sentite che bella come va, capite? E tutte le dilalette, perché poi si credono degli equivoci. Paolo mi dice sempre, ti dice, quello fatto che è successo non cadrò pesce. La santricciata. Perché una, pensa un po', dopo, quello pesce sta attenta, amica, perché l'equivoco. Ahi, la signora compra lo pesce, lo pisciaroli, quello di alette. Quando è bel su pasce, quanti millimetri lo cuore? Lo pisciarolo gli ha guardato e ha detto: quanto è che tempo? Ha detto: ma sta capendo lo pesce? Che cazzo ne saggio? Gli ha detto: caro amico mio, c'ho una moglie che è un angelo. Ha detto: patatetta, a me campa ancora. Ha detto: mamma, devo fare la pipì. Sono bambini terribili, E detto: mamma, devo fare la pipì, e ti accompagno, e te lo faccio la nonna. E perché ce l'avevi la nonna? Perché gli tremo la mano. Cioè, sono. È una cosa proprio che non si crede. Stavamo a parlare prima, l'amico mio Valerio, stava a parlare delle carabiniere. Tu pensi un po' che si è presentata alla caserma, un par di scarpe, una nera e una marrone. Un maresciallo ha fatto appuntare, dove cazzo ti presenti? Porta un paio di scarpe, uno nero, uno marrò, va alla casa, va a trattare cagnà. Gli detto: maresciallo, inutile, tengo a trupare che è uguale. Che cazzo ce ne vai a fare? E maresciallo, ho preso la licenza, a dove? A Parigi. Ah, e te quando parti? Che vai in aereo? Quale aereo? Ha detto. E tu quale aereo? E chi viene? La macchina. Quale macchina? Ha detto. Io vado col camioncino, e quante cazzo arriva a Parigi se vengono un camioncino? Ha detto: devo andare col camioncino, ma perché? Devo andare col camioncino, ma fammi capire perché. Sovente non soggiorno. Sai che devi caricare la mobile, signor? Sovente non soggiorno, sovente. Ah, devi caricare la mobile. Mannaggia, ma se ne va.